E siamo all'interno di un panificio storico di Reggio Calabria. Siamo con... Allora, io mi chiamo Antonio De Stefano. Allora, noi... Signor Antonio, circolociste, questo pane è grandissimo, sembra una ruota, ecco. Di quanti chili è questo pane? È circa 1,7 kg, 1,8 kg. Allora, questo è un tipo di pane a lievitazione naturale. Noi praticamente qua non mettiamo lievito di birra, mettiamo soltanto... cioè l'impasto di ieri sera, lievito naturale, lo rimpassiamo all'indomani, lo lasciamo lievitare un paio di ore, 6-7 ore. Quindi il pane di una volta, la nonna, ecco, il pane della nonna. Ecco, bravo, il pane di una volta, perché una volta non esisteva il lievito di birra, esisteva soltanto il lievito madre. Se lo portavano da casa a un'altra casa. E quindi facevano quel tipo di pane e durava anche una settimana. Oggi tante persone vogliono ancora quel tipo di pane, perché il pane piccolo, tipo il panino, la ciabattina, va, però alcune persone scelgono questo tipo di pane. Nonostante che siamo su una città che è Reggio Calabria, ancora esistono queste tradizioni? Sì, alcune tradizioni si tramandano sempre, soprattutto nel pane, perché il pane è un'arte un pochettino delicata, però tante persone ci tengono nell'alimentazione. Adesso vi faccio vedere un altro tipo di pane che è sempre fatto a lievitazione naturale. Questo è semola. Vi faccio vedere quello di segale. È un ottimo pane, è naturale pure. Quello è impastato 14 ore prima. Adesso vi faccio vedere che anche l'aspetto già si presenta bene, però nel gusto, ha un buon gusto, un gusto acidulo. E vi dico che sta andando abbastanza bene, è da tanti anni che lo facciamo, ma sta andando abbastanza bene.